Ancora Antonio Calzaruso, Cosci, buonasera. Buonasera. Allora, facciamo un punto sulla squadra, vittoria domenica scorsa e quindi sicuramente insomma una chiusura in bellezza in casa, no? Per questa fase regolare. Sì, sì, una bella chiusura, una partita in bilico purtroppo fino alla fine, perché abbiamo subito 3-4 bombe negli ultimi secondi, negli ultimi 30 secondi, che stavano compromettendo quasi un lavoro fatto molto bene, devo dire, perché è vero che loro hanno avuto delle percentuali strepitose, ma anche noi non siamo stati da meno, insomma. Gli attacchi hanno vinto sulle difese. Vabbè, da loro ce l'aspettavamo, perché sono una squadra che fa tutto il loro gioco sul tiro, quindi è andata. Importante aver portato i due punti a casa, insomma. Una battuta su Fabio Nardoni, che mi sembra di aver letto una settimana che ha avuto una grossa offerta, eppure è rimasto qui. Beh, Fabio sicuramente ha fatto una scelta che tra l'altro a noi fa molto piacere, ovviamente. Il suo apporto è sicuramente importante per la squadra, per me sicuramente, perché sono comunque nuovo come coach di squadre senior, quindi la sua presenza per me è assolutamente una cosa che mi fa crescere, oltre che sicuramente dare un supporto alla squadra importante. Quindi il fatto che abbia rinunciato a un'offerta importante, credetemi, veramente importante, ci fa piacere, ci inorgoglisce, perché vuol dire che evidentemente stiamo lavorando bene, il progetto sta andando avanti e si sta realizzando. Vabbè, ma lui è molto legato a questa società, quindi anche quello è importante. Ma sì, sicuramente. Parliamo della settimana che sta passando, tranquilla credo, no? Anche se vedo che... Tranquilla non direi, perché purtroppo il viaggio a Lourdes, che ci aveva consigliato qualcuno, credo che in queste due settimane di pausa dovremo farlo. Perché, potete andarci, insomma. Sì, abbiamo, oltre all'infortunio di Valente Luca, abbiamo Whistle con un menisco pizzicato, abbiamo Leccese con il dito della mano famosa sinistra, e quindi è costretto a stare fermo, è stato fermo martedì, sarà fermo stasera e anche domani sera. Speriamo di recuperarli tutti quanti per sabato, che comunque per noi è una partita importante, al di là di quello che sarà il risultato, per noi deve essere una partita importante, dobbiamo andare là a giocarci le nostre carte fino alla fine. Sì, sicuramente è l'ultima, chiaramente, però voglio dire, si chiude in bellezza, si prova a chiudere in bellezza, no? Sì, si prova a chiudere in bellezza, ovviamente sappiamo di andare in casa della prima in classifica, abbiamo questi acciacchi che ci rovinano un po', però insomma noi ci proviamo fino alla fine, soprattutto a portarci tutti. Infatti, a livello di mercato, io l'avevo chiesto la settimana scorsa, mica ci sono novità, no? No, assolutamente no. Quindi il roster rimane questo, mi sembra che dobbiamo solo aspettare quest'ultimo e poi il giorno di riposo. C'è tempo fino al 28 febbraio per il mercato, quindi ci stiamo guardando attorno, stiamo vedendo un po' la situazione, non c'è un granché, quindi vediamo un attimino. Sì, questi 15 giorni di pausa faremo un po' di riattivazione atletica e cercheremo di recuperare tutti i vari infortuni a per parte presentarci. Una toccata al fuga all'ultimo, forse, no? Sì, assolutamente d'accordo, in bocca al lupo. Credo in lupo, grazie.